Chiusi i fontanelli, gli orti sociali e gli orti urbani è il contenuto dell'ultima ordinanza firmata dal sindaco Matteo Biffoni, che dà un ulteriore giro di vite a tutti quei luoghi che possono essere occasioni di uscite da casa e di incontri. Il provvedimento è di oggi e segue di pochissime ore la stretta del governo, che ieri ha disposto una serie di misure in aggiunta a quelle in vigore dal 10 marzo per contrastare la diffusione del coronavirus. Nessuno vuol far paura e non si devono esasperare i toni, il commento di Biffoni. Adesso è il momento della massima solidarietà, però i casi di contagio continuano ad aumentare ovunque e pertanto è raccomandata la massima responsabilità. Restate a casa. L'ordinanza chiude i fontanelli di via Pomeria, via Zandonai, via Taro, via del Chiasso, piazzale del Chiasserello, via Malaparte, via Soffici, via Migliotti, gli orti sociali di via Gualchiera, via del Guado, via Toscanini e gli orti urbani di Viaccia. A livello nazionale è stato invece disposto il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici e la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio ad eccezione delle autostrade. Disposto anche il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. L'attività motoria è consentita solo nei pressi della propria abitazione, da soli e nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone. Ciò significa che non è possibile andare a correre lungo le piste ciclabili e che chi porta il cane a spasso lo deve fare sotto casa. In più, nei festivi e prefestivi e in quelli che precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella nella quale si vive.